sono molto felice perché, insomma, nel mio percorso lavorativo di premi ne ho presi abbastanza, ma non sono mai troppi. Ma questo sinceramente mi riempie di gioia perché comunque è la pizza dell'anno 2023. Inoltre ho scelto dei prodotti delle Marche, del Conero, i Pacca Sassi e la Nisetta Rosati, che in questi giorni, come tutti sappiamo, soffre un po', visto quello che è accaduto, e di conseguenza la dedico veramente con tutto il mio cuore a quella popolazione. La scelta dei prodotti io la faccio sempre in base al territorio, quindi estrapolo dal territorio d'appartenenza l'eccellenza, perché io credo che non si possa fare in Alto Adige una pizza, per esempio, con la burrata se la burrata non proviene dalla Puglia. Quindi ogni territorio che per me non è il territorio dove sei nato, dove vivi, dove certo sei legato, queste sono cose che ovviamente ti spingono a creare delle ricette del cuore, però io scelgo sempre in base appunto al prodotto e al territorio d'appartenenza, perché per me è molto importante, anche perché il nostro territorio è tutto lo stivale, quindi per me non è che non conta il chilometro zero, conta molto, però vado sempre un po' fuori dai canoni perché per me il territorio è tutto lo stivale. Ora, io difficilmente torno indietro nei miei passi, anche perché appunto io non ho abbandonato L'Aquila, visto che nel mio menù parlo molto dell'Aquila, quindi ho portato dietro i prodotti dell'Aquila, dalla pasta allo zafferano e tantissime altre cose, e quindi diciamo che più un abbandonare per me è uno spostarmi, perché ho un po' un animo nomade, essendo nata a Tripoli e non in Italia e avendo vissuto fra Teramo, L'Aquila, Livorno e adesso in Alto Adige, diciamo che io mi porto sempre tutto dietro al mio bagaglio professionale e anche un bagaglio del cuore. Di conseguenza diciamo che non torno indietro, vado avanti, perché il mio è stato un trasferimento in un momento dove avevo bisogno di fare nuove esperienze, come ho sempre ribadito in tutte le mie interviste, e quindi il mio viaggio continua.